Dopo una serie di stop and go, la roadmap sulla mobilità sostenibile è stata presentata oggi al termine di un lavoro durato 12 mesi e portato avanti non senza difficoltà. Diversi cambiamenti, a partire dal titolo che, lungo la strada, è stato trasformato in elementi per una roadmap della mobilità sostenibile. Una sottile ma sostanziale differenza per un documento nato tra le mura di Palazzo Chigi, per volontà dell'allora vice segretario alla presidenza del Consiglio Raffaele Tiscar, con un intento programmatico che oggi si propone come un lavoro preparatorio per la definizione, in futuro, di una vera e propria roadmap per la mobilità sostenibile. Orfana dell'egida di Palazzo Chigi, la roadmap è stata oggi presentata dai Ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e dei Trasporti insieme a RSE. Come spiegato da Tiscar, che oggi è a capo del Gabinetto del Minambiente, il documento, nato dal confronto tra oltre 80 soggetti provenienti da molti diversi, ricerca, industria, utility, solo per citarne alcuni, vuole essere uno strumento nelle mani della politica per l'elaborazione di policy volte al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti al 2050. Passando ai contenuti, il documento parte da un'analisi dello stato dell'arte sulla mobilità in Italia sotto diversi profili, normativo, economico, tecnologico e sociale, per ipotizzare futuri sviluppi del settore con l'elaborazione di scenari al 2030. Esterne alla pubblicazione, inoltre, sono raccolte le raccomandazioni sottoscritte da alcuni degli stakeholder del tavolo della roadmap. Il sistema della mobilità deve essere strutturato attraverso una modellistica adatta, adeguata e in qualche maniera sviluppata ad hoc, perché la centralità dell'utente nel settore della mobilità è un tema non eludibile, fa scelte che condizionano la mobilità ogni mattina quando esce di casa e sceglie di servirsi del trasporto pubblico locale o della propria auto, ad esempio. L'impatto dell'evoluzione tecnologica dal punto di vista della motoristica dei powertrain è un elemento essenziale e ineludibile. Dall'altra parte è evidente la pervasività della tecnologia digitale, che sarà abilitante da parte dell'utente nel scegliere le tipologie di mobilità che intende di cui tende a valersi, ma dall'altra sarà anche sorgente di una quantità di dati veramente elevatissima su cui sarà possibile costruire nuova offerta per l'utente e nuovo valore. C'è una spinta comune, nel senso, noi non possiamo fare finta di non capire dove il mondo sta andando e di dove l'Europa sta andando, per cui evidentemente ognuno di noi deve fare dei passi intelligenti per cercare di dare delle risposte alle necessità che ha tutto il nostro pianeta. Ad esempio, noi che ci occupiamo di GPL stiamo sviluppando ricerche anche sul bio GPL per portare un ulteriore contributo, stiamo sviluppando motori a iniezione diretta e, come lo facciamo noi, anche il mondo dell'oil ad esempio sta facendo investimenti per migliorare le qualità dei carburanti, il mondo del metano sta sviluppando sul GNL tutta una serie di realtà che ancora in Italia non sono sviluppate ma dovranno svilupparsi, per cui diciamo alla fine energia pulita, energia migliore è un po' l'obiettivo di tutti. Sullo sfondo il tema degli incentivi, che per ora non sembrerebbero imminenti. È quella di che bisogna arrivare a un ammodernamento del nostro parco macchine privato. Io sono della teoria economica che gli incentivi non si annunciano ma si fanno, cosa peggiore che si può fare in un momento economico annunciare degli incentivi, prendo solo atto che quel parco è un parco vecchio che ha bisogno di attenzione particolare, che secondo me, se noi dobbiamo sviluppare un mercato, dobbiamo lasciare gli imprenditori, le aziende mettere in campo il meglio possibile. L'incentivo è un'aspirina che non guarisce. Il tema è, come ha chiarito credo abbastanza bene il ministro Galletti, è di governance e di processi. Quindi avere tutti gli elementi a disposizione, cercare di modellizzare gli impatti delle diverse policy, misurarli, condividerli e riportare tutte le tecnologie ad una piattaforma assolutamente trasparente. Si tratta di capire in un'analisi costi e benefici quanto sono i costi, chi le deve sopportare, quali sono i benefici e chi ne godrà.